Sì, abbiamo definito un po', abbiamo già raggiunto l'accordo con loro e penso che dai primi giorni della settimana prossima si farà le visite. C'è soddisfazione anche per i due ragazzi che arrivano in casa da solo, immagino. Ma c'è soddisfazione innanzitutto per dare l'opportunità al nostro giocatore di andare in un grande club, perché questa è la prima cosa. E noi abbiamo preso un giovane, abbiamo preso Sala, che è un giocatore che avevamo già individuato un po' di giorni fa, però abbiamo avuto un po' di difficoltà perché la società dell'Inter non era così facilmente intenzionata a cederlo. Per cui questo per me è anche una grande gioia, perché sappiamo che è un giovane interessante, un giocatore che già riteniamo che sia promettente ed era la prima scelta per noi. Si aspetta un ottimo anno di Sensi all'Inter, come per Politano del resto, quando va bene. Ma io glielo auguro, perché è un giocatore che al di là di essere grandi qualità sia come sotto l'aspetto tecnico ma anche sotto l'aspetto proprio umano. L'ha già sentito il giocatore? Vi siete No, sentiti? Stefano no, non l'abbiamo ancora sentito. Ma lui sarà contento, insomma. Immagino che deve essere felice, cioè arrivare all'Inter è Anche la una grande fidanzata ha detto sensazione. che non sono stati molto tranquilli Se felice lei, allora siamo a posto, anche la fidanzata. Per cui. C'è qualche altro giovane in ballo con una colletta? No, per il momento no. Sala era il primo giocatore che avevamo deciso già qualche giorno fa. Poi si sono sentiti parlare anche di altri ragazzi e così via, che però non era assolutamente vero perché l'unico giocatore che ci interessava era proprio Sala. E cosa ci dice di Gravion? Gravion è un prospetto interessante, ma sicuramente se dovremmo pensare a lui lo penseremo più avanti. Adesso valutiamo un po' perché abbiamo anche nella nostra rosa abbiamo giocatori che possono anche essere. Sono giocatori importanti, per cui Gravion può essere, si può pensare più avanti. Grazie.